Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo della controversa foto di Giovanna Civitillo e del lieto annuncio dato ai suoi followers. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Giovanna Civitillo non ha mai fatto mancare il sostegno a suo marito Amadeus, che anche quest'anno si appresta a ricevere l'ardua investitura di conduttore del Festival di Sanremo. Nonostante la sua presenza in TV sia diminuita per avere più tempo da dedicare alla famiglia, partecipa come ospite fisso a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il successo del programma è confermato dai dati d'ascolto, grazie anche al contributo della Civitillo, apprezzata per il suo spirito e la sua verve. Recentemente, ha condiviso su Instagram una foto che suggeriva la presenza di una terza persona, sollevando dubbi tra i fan su una possibile gravidanza. Il mistero è stato svelato quando Giovanna, ospite di Nei tuoi panni, condotto da Mia Ceran, ha rivelato che la terza persona era il futuro bambino della Ceran. Ha infatti accompagnato la foto con una dedica a Mia, che aspetta un bambino, scrivendo: "In queste foto in realtà siamo in tre, e il meraviglioso pancione spinge". Dunque, con grossa tristezza da parte dei fan, non ci sono nuovi arrivi previsti nella famiglia Sebastiani Civitillo per il momento. La notizia ha comunque scatenato una pioggia di commenti di auguri sotto la foto, a testimonianza del grande affetto che il pubblico nutre sia per Giovanna che per Mia. La comunità si unisce nel fare auguri sinceri a Mia Ceran per la sua prossima maternità, celebrando la gioia di una nuova vita. E tu cosa ne pensi della Civitillo e della Ceran? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.